Ciao ciao, nuovamente ciao, cari amanti di Nioh. So che siete in pochi, pochi ma buoni, come si dice. Alla faccia di chi, di questo titolo, non ha capito una benemerita mazza. Assolutamente, una benemerita mazza. Allora, missione secondaria, i maghi omniocaduti, di livello 65, quindi quest dedicata agli esperti o anche ai meno esperti maghetti. Visto che si potranno ottenere due ciocche di giovane mago omnio, quindi sono 8 punti abilità da spendere in magia, più un ramo di morogi, praticamente sarebbe un oggetto del quale io non me ne faccio nulla, comunque ci permette di abbandonare una quest senza perdere Amrita, più ceneri consacrate in testo antico. Dunque, le ceneri consacrate, altro oggetto che non ho mai usato, cosa servono? Per purificare qualcosa, non mi ricordo. Comunque, vediamo cosa ci dice Tenkai. Un mago omnio deve rispettare il potere spirituale, sostenere l'armonia e la coesistenza contro l'oscurità. Nonostante ciò, i maghi omnio caduti vengono sedotti dalle perversioni di terre straniere in cerca di potere spirituale e tentano apertamente di prendere il controllo. Il Monte Yei è un luogo cruciale per pacificare i demoni che guardano con odio la capitale. Dobbiamo riportare l'ordine nella zona il prima possibile. Vale a dire adesso. Non si perde tempo. Un tempo, bla bla bla, il Monte Yei, bla bla bla. L'avevamo già letto l'altra volta, bla bla bla. Oda Nobunaga, bla bla bla. Hanno aperto la porta, bla bla bla. Stanno chiudendo la porta, bla bla bla. I maghi omnio stanno tramando di usare le lance di Kelly per qualche malefico piano. Può ancora fermarli se distrugge le lance rimaste. Allora, abbiamo due obiettivi diversi. Intanto andiamo a vedere quassù se c'è qualcosa. No. A proposito di lance, guardate questa. Se vi piace, l'ultima arrivata in casa Umbi. La lancia laccata è la mia preferita, con quel drappeggio finale, drappeggio sui di dietro. Very very cool, very very cool. Sembrava di aver visto giallo. Wow, che rumore era, oh. Sembrava una gatta in calore. Hanno spostato anche stavolta il santuario, così come era successo a Itokushima. Allora, anche stavolta possiamo decidere tra sopra e sotto. Nell'altra quest siamo andati sopra e stavolta andiamo sotto. Come ve ne sarete accorti, io solitamente una volta faccio in un modo e quella dopo nell'altro. Sono andato a destra, vado a sinistra. Vado sopra. Oversa vice. Qua però la lancia non è molto indicata. Un po' strettino il discorso. Lancia Ikkoku Nagayoshi. A proposito di lance, questa è buona, o perlomeno dovrebbe esserlo. Cavoli. Bella, con danno terra e bonus danno familiarità. Bella, 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 bellissima anzi. Volete vedere? Avanti. Beh, non è male, anche esteticamente, ma forse addirittura è quasi più bella dell'altra. Vabbè, poi dopo sono gusti.
bellissimo e anche efficiente, direi. Sake di Dajonjin, Wu Mingxia e Guo Jinjin. Chi le conosce? Immagino nessuno. Wu Mingxia e Guo Jinjin. Chi le conosce? Immagino nessuno. Comunque sono, anzi, una era, perché non gareggia più, le due migliori tuffatrici al mondo. Le cinesi terribili. A proposito di tuffarsi per entrare qua dentro, come immaginavo, bisogna tuffarcisi da sopra per aprire la porta. Era così nella principale e pure nell'altra. Allora, andiamo. Questa sarà più... No, questa è aperta invece. No, vediamo chi c'è. Intanto facciamo un bel dietro front, va. Qua è meglio la spada. Prima i piccoli. Stare molto attento, la lingua, con la lingua mi salvo, col cazzotto molto probabilmente no. Maledetto, fa anche le finte. Guarda che le faccio anch'io le finte. Sembrava che riuscivo ad eliminarlo, invece no. Ho dato un colpo di troppo. Vabbè. Va benissimo. Va benissimo. Anche perché, essendo un demone, anche se dovessimo morire, qua questo non lo ritroviamo più. Essendo un demone uscito dalla nebbia, quello volevo dire. Qua ragazzi, nella quest principale c'era un ricave e c'è ancora. Allora, faccio dire una cosa, non so se ve l'ho mai mostrata. Praticamente qua possiamo eliminarli in questo modo. O li sconfiggiamo come questo altro nemico, oppure possiamo indovinare uno dei gesti, uno dei colori dei gesti, quindi giallo, rosso o blu. Allora, nella principale, quale colore aveva? Non era blu, era giallo-rosso, non era blu. E stavolta infatti proviamo il blu, allora, visto che non era sicuramente blu. Perfetto! Ecco, volevo mostrarvelo, ci sono riuscito. Abbiamo due possibilità, quindi se anche la seconda non indoviniamo, dobbiamo batterci. Io non posso battermi perché se non indovino mi dà una ammazzata e mi ammazza in un colpo, quindi io devo comunque ritornarci. Però immagino che con armatura e a un livello più alto, anzi sicuramente, c'è la possibilità di scappare. A me no, a me mi stende. Ho già sperimentato. Ah, tra l'altro c'è anche un trofeo legato ai Murikabe. Hai ricevuto il titolo Adepto del Fucile a Miccia. Dicevo, c'è anche un trofeo legato ai Murikabe. Bisogna indovinarne, mi sembra 10. Sì, mi sembra 10. Nurikabe e un altro nemico.
quelli praticamente i sosia, quelli che escono dalle casse, chiamati Mujina. Anche lì bisogna indovinare il colore del gesto. Anzi, lì no il colore, lì il proprio il gesto. Il gesto che fa. Oh! Non l'avevo proprio visto quel ninja. Quel ninja. E qua c'è un maghetto. Ciao ciao. Allora, potremmo andare qua, però così si va avanti. Invece andiamo fuori, torniamo a destra e ritorniamo su praticamente da dove venivamo. Per cercare di far tutto, via come sempre. A parte che abbiamo due obiettivi, di qua tocca tornarci per forza, perché un obiettivo va è sulla destra, quindi siamo costretti a tornarci. Non abbiamo scelto. Un mago, due maghi e un altro nemico laggiù. Ragazzi, devo interrompere perché il mio cane abbaia, fa un disastro. Un secondo. Possiamo riprendere. Allora. No, fermati. Oh, porca Eva. Non l'aspettavo proprio. Creasse quello. Ognudo. E quello è il suo nome. Non è morto. Vediamo un po' com'è la situazione. Dobbiamo. Uno è lì. Il mago dov'è? Il mago non c'è. No, perché il mago cura anche, quindi dobbiamo farlo secco. Insomma, prima lui e poi l'altro. Dove è andato? Ah, anche il nemico. Anche l'amico ha richiamato. Elevati e... Oh, a posto. Allora. Ecco lì. Un altro qua su, un altro là. Madonna. Ciaone! Allora.
picchione al buco, vieni qua, va. Si combatte meglio. Un'altra andata, dicevamo, ce n'era uno qua, un po' da che verso, eh? Ma dov'è? Voi lo vedete? Oh, guarda dov'è, è un... mica l'avevo visto. Torniamo su. Ah, aspettate. Da qua si apre la porta. No. No, ho sbagliato. Da dove si apre? Un attimo, non mi ricordo. Non mi ricordo. Vabbè, lo troveremo. Dobbiamo trovare. Intanto torniamo su, come vi hanno detto. C'è nulla. Eccone un altro. Ah, qua c'è la sorgente. Ah, c'è anche un altro nemico però. Come ho fatto a non prenderci non si sa, ma... Non si può morire così, non si può morire così, non si può! Mangia la Madonna! Continua, mi raccomando. Che nervoso. Calmi, non è successo nulla. Riprendiamo il filo logico.
diamo una schioppettata a questo. Anzi, e poi ne diamo anche un altro. Almeno usiamo lo schioppo ogni tanto. Cambiamo cambiamo proiettile, perché quello serve magari per i gruppi di nemici ed è anche molto più raro di quello normale. E gliene do anche un altro, fra l'altro. Vai, vai, vai giù. Anzi, te ne do anche un altro ancora, forse. Maledetto. L'hai evitato. A posto. No, almeno una volta l'ho usato come Dio comanda. Ecco, questo era uno degli obiettivi. Porca Eva, che nervi, che nervi! Ecco la porta come si apre. Allora, torniamo su. Quello che ci ha ammazzato, ecco. Maledetto. Maledetto! E lui è stato. Una volta basta e avanza, caro mio. Allora, non vorrei rifarli tutti i nemici, però. Allora, lì ce n'è un altro. Come la situazione, i maghi ci sono ancora? Ora facciamo una cosa, facciamo questo, poi i maghi vediamo di saltarli. Visto che l'abbiamo già fatto.
passiamo da niente. Non passiamo da niente perché bisogna rifare. O perlomeno uno bisogna schiantarlo. Poi tornare indietro e poi possiamo provarci a passare. È girato dal verso sbagliato. Dai, vieni. Un po', se non viene qua siamo a posto. Come non detto, qua c'è la ninja. E noi andiamo giù. Ok. Abbiamo saltato un mago e un nudo. Ah, qua c'è questo però. Allora, come siamo messi qua? Maledetti! Rimani in poliva. Ok. Ragazzi, è tosta, eh? Porca Eva. Non è una passeggiata. Non è una passeggiata di saluto. Eccone un altro. Pensavo ci fosse un oggetto veramente buono, invece no. Buono, ma insomma, niente di eccezionale. Allora, e lì c'è l'altro obiettivo. Aspetta, perché vedo nemici qua? Ah, magari sono sotto. Aspetta, questo non è che dobbiamo farlo da sotto poi, giusto? Scusate un po'. Andiamo un po' da sotto. Che forse si fa lo stesso. Forse, non lo so. Vediamo. Ah, qua ci sono questi però.
Dai, vieni. Non posso andare là. Dai! Oh. Maschi ninja, che palla oggi. Bella questa. Impegnativa, mi piace. Mi piace, mi piace. Qua c'è nessuno? Altro. Eccone un altro, anzi, uno, due, tre, addirittura. Qua? Chi c'è? Riusciamo a prenderne qualcuno così. Niente, non è morto. Ok. L'altro
Ecco. Oh. Andiamo. Siamo. Nel finale abbiamo un po' sofferto, Ti ringrazio per le tue valorose azioni. Mi hai fatto tribolare, Tenkai. Credo che abbiamo scacciato dalla capitale i maghi Omnio malvagi, ma finché le perversioni stesse permangono, la storia è destinata a ripetersi. E mi sa che ce ne saranno parecchie di storie da ripetersi. Se ciò accadrà, Seranjin, potrei doverti richiamare qui. Ecco, questo è un oggetto importante. È rimasta, dov'è che è? Questa, la grande caccia ai demoni. Aspetta, era... ah, questa era caccia dei demoni, dove c'era un Ryoki. Questa invece la grande caccia ai demoni. Mi sa che sarà tosta questa, non vorrei sbagliarmi, ma mi dà tanto l'idea. Vabbè, lo vedremo. Ragazzi, vi saluto. Mi sa che, non lo so, ma mi sa che il video è anche lunghetto. Non ho guardato, ma mi sa che lo sarà. Va bene, ci sentiamo presto. Un abbraccio, bye bye.